Buongiorno amici, oggi è il già quarto giorno qui ad Antibes, infatti oggi è già giovedì e adesso sto iniziando il video che siamo già vestiti, vabbè, oggi ho questa felpa e i jeans neri e stiamo andando a scuola. Siamo arrivate a scuola, oggi anche in anticipo perché sono solo le 8.10 e le lezioni iniziano alle 8.30 e niente, adesso aspettiamo che arrivano gli altri. Ciao amici, allora vi aggiorno, siamo andati a scuola, siamo andati a scuola e adesso siamo usciti con il nostro prof, dove vado? E praticamente abbiamo un compito molto divertente. Perché praticamente dobbiamo fare un'intervista a delle persone di Antibes e poi ci ha dato una lista di queste cose da fotografare della città. Quindi deve essere molto divertente, adesso vediamo. Bene amici, non vi ho ripreso molto, però avete visto un po' che bella la città, abbiamo girato avanti e indietro per tutta la città, ormai la conosciamo a memoria perché dovevamo cercare tutti i posti, però ce l'abbiamo fatta e aspetta, devo tenere questo più vicino. Adesso finalmente mezzogiorno, torniamo a scuola finalmente e dopo vi spieghiamo meglio cosa abbiamo fatto, ma è stato troppo divertente. Poi meno male, poi c'erano un sacco di cose belle, un sacco di negozietti, domani torniamo. Niente, ciao! 2 hours later. Amici, adesso siamo a Nizza finalmente, siamo appena arrivati. Non so che cosa facciamo. Però siamo appena arrivati a Nizza, abbiamo preso il treno, tutto bene. E adesso facciamo un giro e vi faccio vedere. A Nice, dietro di me c'è il mare ovviamente e siamo sulla promenade del Zagreb dove ci sono tutte queste pietre giganti, il mare, molto bello. Abbiamo fatto una passeggiata sulla promenade, ho preso una tazza bellissima e adesso andiamo al museo. Amici, allora adesso siamo a un museo che si chiama Museo Messina e adesso facciamo un giro. È la villa e qui ci sono tutti i giardini bellissimi. Mi vedo, non lo so. Allora, siamo usciti dal museo. Praticamente era su Nizza ed era una villa. Praticamente era una villa enorme, bellissima, gigantesca. E ci hanno fatto vedere un po' come era dentro. Poi c'erano un po' di quadri sulla storia di Nizza. Poi, vabbè, la seguita ci ha spiegato un po' tutto.
stato molto bello, però siamo molto stanchi adesso, non so che cosa faremo. Vuoi salutare il mio vlog? Ciao. Come questa giornata? Vieni più indietro, che se no non ti vedo. Che cosa? Però bello. Sì. Bene o male. Adesso siamo in piazza Messina, che è la più importante di Pisa. Allora, com'è la città? Bene. Molto bella. Com'è la città? Bella. Adesso finalmente andiamo a casa, immagino, perché c'è tantissimo. Ok amici, finalmente vi aggiorno, abbiamo preso il pullman, siamo stati fortunatissimi perché abbiamo preso la coincidenza col pullman dopo il treno e adesso stiamo andando a casa, sono le 7, non è neanche tardi e abbiamo controllato il contapassi del telefono, abbiamo fatto 20.000 passi e tipo 14 km, infatti siamo stanchissimi. E adesso finalmente possiamo andare a casa a riposarci.